sto interessando di energie alternative, ma mi interessa di più fare rete di reti e quindi essere come il bombo, come un tramite. Siccome parlo molte lingue, penso di essere anche, posso essere di supporto e di aiuto in qualche modo, cosa che non sono riuscito a fare fino adesso, e questa mi sembra un'occasione magnifica, quindi vi ringrazio di questo. Ho trovato molto utile, ci voleva, credo che quando una comunità trova delle difficoltà e insomma scompare, il progetto termina, un po' anche una parte di noi in qualche modo viene a mancare, quindi se ci sono iniziative, strumenti e energie di questo tipo per supportare le comunità in difficoltà, credo che sia una cosa straordinaria. Grazie, perché è un bellissimo strumento, porto a casa chiarezza e tanta fiducia, mi ha dato tanta fiducia questo mezzo. Grazie. Per me è stata una conferma di una cosa che intuivo, di come ci sia la necessità di tutto un lavoro sulla persona, sulla struttura, per fare andare avanti, che le cose non vanno avanti soltanto così per pace, bene, fantasia. E mi ha messo molto curiosità, molto interesse di scoprire che come funziona bene tutta questa struttura per poterla utilizzare ed applicare eventualmente. Grazie. Fammi passare qui dietro. Mi sono inserito dopo, ma sono contento di esserci stato. Grazie, siete fantastici. Sarebbe bello se ci fossero una serie di strumenti, ma anche in forma di gioco, no? Ad esempio, vi trovate, una comunità si trova di fronte a questo problema, adottate questa regola, questo strumento, questo gioco. Grazie ragazzi, è stato molto utile e mi è piaciuto tanto che lo facciate in tre, perché vabbè, una versione, una visione sola potrebbe essere monotona, noiosa, invece si percepisce proprio il fatto che lo state costruendo piano piano insieme, è molto bello. Grazie. Io sono arrivata dopo, ma vi dico che si percepisce veramente una ventata di aria fresca, si vede che insomma avete preso energie buone e positive, quindi a voi. Sono arrivato. Sì, è un'ispirazione anche perché io vedo più grande rete e global network, e sì, è non troppo nuova, ma è un molto bella struttura che tu pensi a tutte le varie cose. Io sono super contenta, sono contentissima un po' quello che ha detto Giuditta, anche di averlo condiviso con Riccardo e Giorgia. È uno strumento in cui credo, vi ringrazio di aver pazientato 4 ore, sono sorpresa che siate anche tornati da qua. Io volevo ringraziarvi per la fiducia, mi sono sentita incubata, anche io e noi come piccolo gruppo, perché è la nostra prima esperienza insieme, quindi è stata veramente un'occasione grande di confronto, di crescita personale e professionale. Grazie, una conferma di essere sulla strada giusta, da un lato, perché è una cosa molto simile, l'ho proposta l'anno scorso, conferma del fatto che il gruppo fa la forza e che l'essere stata da sola a proporre questo ha
votato maggiore. Grazie. Sei stata inglobata. Quante persone hanno parlato della parola fiducia, anch'io è la parola che ho pensato da metà pomeriggio, cioè fino adesso, e ho sempre sognato di vivere in comunità, e lo faccio da 10 anni, però è sempre stata una comunità temporanea, nel senso senza una prospettiva di diventare a lungo termine, non perché non la volessi, ma perché mi è sempre sembrata una cosa così difficile da realizzare, comunque ci sono così tanti problemi, che non ci riuscirò mai, quindi non ho neanche senso provarlo. E invece da un po' di mesi a questa parte ho preso la decisione di iniziare a provarlo e essere qui mi dà il coraggio che forse ci si può veramente riuscire, insomma, pian piano. Quindi grazie e complimenti per il vostro progetto. Tanta passione e tanto amore. Tanta bellezza, anche musica. E bella la parte esperienziale, la parte teorica, ci sono più importante per le figlie. Così di solito ti confronti sempre con cose che sono strutturate così, e vedere anche che comunque uno strumento del genere può servire all'inizio mi è piaciuto molto. E io che sono abbastanza teorica di mio avrei invece preferito una fondo più teorico all'inizio, nel senso che all'inizio sentivo molta energia, poi ho avuto un calo prima della pausa e poi però devo dire che sono stata felice. Innanzitutto vi faccio i miei complimenti, nel senso che non è facile gestire un gruppo del genere su un argomento così complesso, quindi buon lavoro per l'immenso lavoro che dovete fare. E per quanto riguarda invece il feedback più personale, è stato un po' strano, nel senso che la prima parte teorica l'ho vissuta come una questa la so, non voglio essere arrogante o semplicemente che molte cose le avevo già vissute, mentre per la seconda è come se fossimo come comunità, come gruppo, troppo indietro per arrivare a un lavoro così specifico, e quindi è un po' questo limbo di cacchio, ma alla fine mi ha messo un po' in crisi, in questo senso, in crisi positiva, nel senso che rendersi conto di essere abbastanza avanti per una cosa e un po' troppo indietro per un'altra, però da motivazione poi per darci una mossa per andare avanti nella seconda parte. Quindi grazie a tutti. Sono stato molto contento di lavorare con voi due, specialmente mi serviva la parte femminile. E vi ringrazio a voi due per esservi messi in gioco. A me è la parte che piace di più. L'ultima volta che abbiamo fatto Slovenia mi sono messa a piangere questa comunità proprio, che era con difficoltà. E quindi sento che quando si raccontano le cose che si accadono a casa, cioè quel cappello teorico è bello, però poi quando la sostanza entra, l'emozione, le cose che accadono ogni giorno, che fate in cucina, allora lì mi attira proprio l'attenzione. E secondo me sarebbe bello bilanciare le due cose, nel senso, durante il lavoro pratico dare degli accenni alla parte teorica ogni tanto e lavorare, forse potrebbe diventare più interessante il workshop come strumento, diciamo, di... Sono d'accordo che serviva tutto il cappello introduttivo, però magari quando c'è poco tempo a disposizione così, penso che è più importante la parte pratica che la parte teorica, perché tanto so talmente tante informazioni che per quanto ci vuoi mettere tempo serve veramente un lavoro molto lungo, quindi più sulla parte pratica. Allora, io vi ringrazio specialmente anche per aver fatto la rassegna la nostra mini comunità, e
E sì, conferma il fatto che per risolvere i problemi bisogna mettersi lì, parlarne, ragionarci e tirare fuori i problemi, i concetti che non vanno, perché non vanno, e così via. E queste cose fanno bene, perché un conto è dirlo in teoria, sì, perché bisogna fare così. Un'altra cosa è trovare il tempo materiale per poi mettersi lì e farlo. Quindi molte volte ci si perde nella pratica e si abbandona. Si fa e poi ci si dimentica di questi momenti che invece sono fondamentali. Grazie. Aggiungo solo una cosa brevissima, scusate. È ottimo questo lavoro, anche farlo a livello individuale, freni e motori. Noi l'abbiamo fatto con Giorgia anche a livello di coppia. L'abbiamo lasciato incompleto, nella parte essenziale. Che però l'avete cominciato. Siamo arrivati a tutti bene, tutti vanno funzionati. No, cioè, può essere una cosa utilizzabile sia a livello individuale, sia di coppia, di comunità, quindi non fermatevi solo alla comunità. Io provo forte sentimento di gratitudine, e tanto verso voi tre che ce l'avete portato oggi, e verso tutte le persone che con voi stanno lavorando su questo progetto, e questo forte suo sentimento di appartenenza verso dire esiste una specie di metodo, cioè come dire, ok, cioè non è una fricchettonata che ogni tanto ve lo dicono, però no, cioè vogliamo cambiare il mondo, facciamolo bene, non è, cioè, è una cosa seria, prendersi cura di te, degli altri e della terra, e per questo motivo esistono delle facilitazioni. Questo mi dà una forte fermezza, anche determinazione. Grazie. Sono arrivato che ero preoccupato, adesso sono molto preoccupato, però sono anche fiducioso, quindi ci sta. Io ringrazio perché ho imparato una cosa importantissima. Intanto ringrazio perché sono qui in questo momento con un tramonto in fondo e con voi siamo veramente in un istante magico, cioè è un momento di speciazione, noi ci stiamo distinguendo da un resto del mondo che sta andando in una certa direzione, noi qui ed ora invece siamo nel giusto, io lo sento profondamente. Ma con questo dico anche che siamo in un momento in cui ci sono grossi cambiamenti, enormi cambiamenti, estremamente veloci. Tra un anno, due anni, tre anni il mondo sarà molto diverso. Quindi questo che avete proposto oggi è un tesoro da acchiappare subito, cioè un metodo di lavoro che ci porta con certezza, con chiarezza, senza disperdere energie verso un obiettivo. E questa è una cosa secondo me importante. Io ho passato tanti anni, secoli forse, non lo so, a cercare, a brancolare, ed era necessario farlo, però oggi è necessario un metodo. Cioè adesso io sono nella condizione di dire ho delle persone, ho degli amici, ho un oliveto, ho una struttura, ho un ecovillaggio, ma con metodi posso arrivare a fare una cosa bella, bellissima, meravigliosa e che funziona. E questo grazie a voi, e in senso grazie a quello che avete presentato adesso. Quindi è una, avete dato già un'accelerazione a quello che era già la nostra, il nostro modo di fare, di vedere. Grazie di nuovo. Innanzitutto questa salve è profumatissima. Sì, prendo spunto un po' dagli interventi di chi mi ha preceduto per dire che il mondo in cui viviamo è davvero complesso. Le comunità intenzionali sono strutture organizzative complesse. Però qualcuno diceva che la semplicità è una complessità risolta. Ora voi siete veramente degli innovatori sociali, perché introducendo del metodo appunto alla complessità riuscite a rendere facilitato questo percorso a molte persone che magari si avvicinano a questo mondo per istinto. Lo vedono difficile magari da realizzare, da raggiungere, attraverso voi comincia a essere un sogno realizzabile. Quindi un grazie immenso. Io non so che cosa dirvi, perché mi sento un pochettino, cioè, diciamo, per un'esperienza mia personale,
di vita, diciamo, che mi ha coinvolto in un certo periodo della mia vita, ci ho avuto un casino di problemi con dei facilitatori. Allora, se mi esprimo, devo dire soltanto cose che adesso non posso condividere con voi. Prendite. A me mi ha fatto realizzare quanto sia complesso creare una comunità, perché di solito si parte, sì, dai, stiamo bene insieme, una bella idea, vedrai che andrà tutto bene perché ci crediamo, di solito è un po' così. Quindi sì, mi sono resa conto delle difficoltà, ma mi sono anche resa conto che sono risolvibili e che c'è già una realtà molto matura in questo, quindi c'è la Rive, non solo la Rive, a livello internazionale un sacco di realtà che già hanno affrontato tutto quanto, quindi mi dà proprio tanto coraggio e fiducia che è assolutamente fattibile. Ah, oh. Grazie. Io vi ringrazio. Avete ampliato i miei orizzonti, prima tutta una serie di cose non le conoscevo. Sto cercando di aiutare. Stabilizzare. Il rallentatore è che mi avete spiegato che la cosa è un po' più complessa di come me l'aspettavo, nel senso che indubbiamente sulla scorta delle nostre, dei nostri ideali, delle nostre, della nostra vision, spesso forse la cosa funziona un po' più a livello intuitivo che non strutturato, e in questo senso però mi avete dimostrato che un metodo può solo che aiutare a raggiungere più efficacemente e più velocemente i nostri obiettivi, quindi grazie. Io sono arrivata da poco e purtroppo mi dispiace, ciao. Però tante grazie, ho immaginato che sia una cosa bellissima perché vi ho conosciuto un po' in Spagna, voi tre. Io purtroppo non vivo in una comunità, mi piacerebbe tanto, ma ancora non c'è stata l'occasione. Invece ho seguito varie cose, vari corsi anche di questo tipo, anche in Germania, su come fare costruire comunità. Ma grazie, è stato molto bello. Gratissima, ultimo minuto. Solo la sensazione di aver perso una cosa molto bella. Grazie a voi. Giusto vi do un paio di informazioni per chi fosse interessato. Con la Rive stiamo facendo anche un altro progetto europeo sulla sociocrazia, che è un metodo decisionale. Saranno appesi dei volantini in giro, non so se già o domani. Sì, vicino al cartellone dei WhatsApp. Esatto. E ci sarà un seminario quasi gratuito che faremo in Puglia, residenziale di 2 giorni. Sarò io con Simona di Tempo di Vivere, che si viene, e un paio di altre persone. Siamo in 8 anche in questo progetto europeo, ed è sempre per portare questa metodologia in Italia e per farla usare a comunità, gruppi, aziende, che sia. Per chi fosse interessato, ci sono anche questi volantini, che invece è per una scuola di lavoro interiore, la Democracy Process Work. Ci sono anche seminari aperti, ma non perché non dobbiate andare a fare, ma giusto per rendervi conto anche di quello che c'è in giro e di quello che potete leggere, che informazioni potete cercare. Grazie.